Per noi questo cambiamento di lingua, per noi italiani intendo, sarebbe molto doloroso perché... Con tutti i stranieri che scrivono in italiano... No, perché l'italofonia, italofonia ci mancava. Percepire, cioè sensibilità e mondi diversi, senza il filtro della traduzione, trasportati qui da un lessico familiare, leggere la propria lingua, volta stavolta, e quindi rinnovata da autori che non sono di origine italiana, oppure restituita a una purezza da libri di scuola. Queste sono tutte scoperte, oppure ancora volutamente piegata a sonorità che vengono da lontano. Sono scoperte tutto che sono successe all'inglese, al francese, anche al portoghese. Anche nella letteratura che veniva chiamata con termine controverso postcoloniale, ma per noi è una novità, è un arricchimento, perché proprio è una lingua rinnovata, una lingua rinnovata e arricchita. E questa è la nostra attenzione molto forte agli autori che scrivono in italiano, che poi non sono così tanti. Visto che io sono stata sempre coinvolta in questa manifestazione di scrittori migranti e quindi d'un tratto ne ho conosciuti parecchi e mi sembrano che in effetti ce ne sono tanti, quindi sono sempre stata messa in questa categoria e quindi ne ho incontrati parecchi e mi sono fatta l'idea che ci sono tantissimi, poi evidentemente tu magari hai una vista molto più oggettiva su quel che succede qui tra noi, la vita italiana, in quanto la vita italiana è riconoscente, scrive direttamente in italiano. La stessa Accademia della Crusca, di cui io faccio parte, facevo parte più attivamente, no, è attentissima quando vengono delle formulazioni, dei moduli che vengono da di fuori, non gli anglicismi, le parole di Cristo, ma proprio quando la lingua assimila una cadenza, una purezza, e questo si deve a chi scrive coraggiosamente in italiano. Certo. Ecco, tu dicevi prima che in fondo l'italiano ti serve a proteggerti dall'infanzia e quindi immagino anche dall'Albania, no? Sicuramente. Ecco, dico, però sia l'infanzia sia l'Albania sono molto presenti nelle cose che scrivi. Interamente, è il mio contenuto, questo è... Se dovrei dividere, sì certo, sono interamente albanese. Tutte queste rare che faccio da due decenni ormai nell'Occidente non ha cambiato il mio plasma, veramente mi sento interamente albanese. Questo popolo, questo paese mi ha costruita, ho fatto poi anche studi, ho finito l'università là e tutta questa filosofia che abbiamo studiato, dialettica di Marx e Engels, sono veramente rimasti, proprio mi hanno tracciata a sempre. E quindi di contenuto sono interamente albanese, poi la forma, i mezzi, non so, posso utilizzare l'italiano, il francese, però veramente mi rimangono proprio come una veste, diciamo, abbastanza in superficie, e dunque lavoro con un'altra forma, in effetti, con altri mezzi, però la magma, il contenuto, la materia prima evidentemente rimane fortemente l'Albania, sì certo. E l'infanzia? Perché ci sono molte bambine, molte, no? Dico, nei tuoi libri, insomma, bambine più piccole, più grandi, adolescenti, cioè c'è sempre però qualcosa di un po', come dire, inquietante, no? Dico, nella rappresentazione di queste condizioni infantili. Sbaglio? No, di sicuro vedi molto più chiaro di me, perché per me è molto difficile, visto che faccio parte in causa di quello che scrivo, è molto difficile da vedermi, però penso che porto queste figure giovani perché portano ancora il stupore verso il mondo, ecco, quello che magari una volta adulti lo si perde. E visto che io comunque
sono ancora in questo processo del stupore del mondo, che niente mi sembra ovvio, e questo lo riscrivo con ossessione nei miei libri, del non ovvietà di esistere di questo mondo. E quindi magari ricordo a queste figure che hanno ancora questo étonnement, il stupore per questa esistenza che non è assolutamente ovvia, è qualcosa dell'ordine del meraviglioso, ma che magari gli adulti nel quotidiano lo si scorda, lo si dà per scontato. Io lo vivo ancora tuttora molto forte, questo étonnement che in effetti fa il primo passo verso la filosofia. E quindi mi è molto caro, e magari per questo rincorro anche di queste figure vergini che sono proprio in questo scoprire, in questo stupore, in questo leggere. Deve essere questo, evidentemente sono lo leggo così, però sai come sono i processi della scrittura, talmente complessi. E comunque questa tende comunque verso un altrove che l'umano non conosce, se ancora in questa fase, meno male, è quello che chiamano ideali e sogni, e che quando diventano realtà diventano comuni. È un'altra dimensione, certo un'altra dimensione. Penso che comunque io sono un essere nostalgico, e quindi René Magritte diceva che la nostalgia proprio è la terra, è la York che non esiste, ma è l'altrove che non esiste. E noi gli umani, in questo altrove che non esiste, gli abbiamo dato il nome di ideali, di sogni, di Dio volendo. E quindi e io ho bisogno di questa terra verso tempo, non so, che ho un bisogno, magari anche. Fa parte anche il nocciolo del processo del creare, perché se non si ha bisogno di tendere verso qualcosa, magari uno si accontenta di quello che ha, non fa più niente. Non so, ma penso che è anche un tratto di un vero nostalgico, si tendere verso, per esempio, a volte una nostalgia di amori che non ho vissuto, di cose che non ho potuto abbracciare, di incontri, voilà, è una nostalgia di una York che non esiste, di un altrove che non esiste, e questo è l'umano. Però ho incontrato anche della gente che proprio non ha questa dimensione, che in una maniera molto più concreta, molto più pragmatica, quindi voilà, ciascuno il suo, la sua complessità. Beati loro, sì, per certo!